Giornata importante però anche per quanto riguarda l'Inter e Milan. Carmine, arrivo subito da te con alcune considerazioni dal touch, poi faremo un punto su Nainggolan, però è stata anche la giornata fondamentale per il rientro a pieno regime di Mauro Icardi. Carmine. Esatto, torneremo tra pochissimo sulle questioni di campo con il reintegro di fatto a pieno regime da parte di Mauro Icardi, avvenimento che già vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi con dei collegamenti da Piano Gentile, però sicuramente a rubare la scena nelle ultime ore la questione stadio per Inter e Milan, un po' sulla falsariga di ciò che sta succedendo a Roma. Sappiamo nei giorni scorsi cosa è capitato, tra arresti, denunce, una situazione particolarmente complicata. Non si è arrivati a questo fortunatamente in merito allo stadio che presumibilmente Inter e Milan vorranno costruire al posto di San Siro. Ho parlato qualche ora fa anche Sala, il sindaco di Milano, nuovo stadio, Inter e Milan conoscono i limiti in termini di edificazione, serve però una proposta chiara. La sovrintendenza sta verificando che non ci sono vincoli su San Siro, a me ad oggi non risultano, io ribadisco la mia posizione, preferirei che si lavorasse su a San Siro. Se le squadre per il timore di dover giocare in un cantiere mentre c'è il campionato preferiscono un progetto diverso, sanno quali sono i limiti che noi possiamo concedere in termini di edificazione. È chiaro a loro e a noi che uno stadio senza ulteriori sviluppi è difficilmente sostenibile. Io non ho fretta, ma vorrei che venissero da noi con proposta chiara, in un modo o nell'altro sarebbe una buona cosa per Milano. Devo ragionare da sindaco più che da tifoso in chiusura, io sono affezionato a San Siro, però da sindaco devo dire che è un problema solo di rispetto delle regole, quindi vediamo un po' cosa succederà. Come a voler dire il sindaco di Milano, la mia idea, o perlomeno preferirei che si lavorasse su San Siro, ma ovviamente con il timore che Inter e Milan possano poi giocare in una sorta di cantiere a cielo aperto, perché è difficile poi ipotizzare che i lavori in quel di San Siro vengano svolti solo ed esclusivamente nei 3 mesi di sosta durante, per intenderci, il calciomercato estivo. Vede però non di buonissimo occhio il sindaco Sala la possibilità di poter costruire addirittura un nuovo impianto proprio nella stessa zona dove è presente attualmente il Meazza. Dunque staremo a vedere, però anche questa è una questione da chiarire, però sicuramente nelle ultime ore se ne sta discutendo davvero tantissimo. Ad esempio, agli ospiti qui studio, meglio lavorare su San Siro e dunque mantenere la struttura anche storica, perché poi dal punto di vista della storicità San Siro penso sia secondo come impianto a nessuno, o meglio ricominciare da capo a fare uno stadio totalmente nuovo? Io sono un romantico di natura, però capisco anche che bisogna stare al passo coi tempi. L'unica cosa che non capisco in questo dibattito su San Siro, se l'intenzione di Inter e Milan era quella di costruire un nuovo impianto, perché questa cosa non si è fatta negli anni precedenti invece di andare a comunque fare dei lavori di ristrutturazione dello stadio, perché comunque sia non dimentichiamoci che sono stati è stato ampliato, è stato migliorato in tanti suoi settori, quindi non riesco a capire il motivo per il quale adesso invece questa cosa qua non vada più bene e si voglia fare uno stadio nuovo. Quindi la mia domanda è: ma perché questa cosa non è stata pensata prima di andare a ristrutturare San Siro? Cioè, perché a questo punto secondo me è come valida, hanno fatto anche altre società, altre squadre. Infatti è valida anche la posizione di Sala, che giustamente dice, pensa, vabbè, ci sono stati investiti dei soldi, l'avete ristrutturato e quant'altro, adesso cosa facciamo? Lo buttiamo giù per ricostruire un altro? Certo. E poi comunque sia, se questo stadio dovrebbe sempre sorgere in zona San Siro, e quando questo, non penso che ci siano altre zone di San Siro dove possa sorgere, adesso io non lo so, non conosco i piani urbanistici, però penso che lo vogliano fare dove c'è in questo momento lo stadio di San Siro, sì. Quindi di abbattere San Siro e di costruire uno nuovo. E la mia domanda è: come vuoi, l'Inter e il Milan dove vanno a giocare? No, infatti sono tutti è un problema, cioè nel senso entriamo in una situazione che non è facilmente risolvibile, anche perché per costruire un nuovo stadio comunque sia ci vogliono quantomeno, non so, io non faccio il costruttore, però ci vorranno un anno e mezzo, due per costruirlo, e a questo punto senza considerare gli eventuali intoppi. E a questo punto la ulteriore domanda che farei è: non era allora a questo punto migliore il programma originario che prevedeva due stadi differenti in due differenti zone della città, uno di proprietà del Milan e l'altro di proprietà dell'Inter?
e continuare, e continuare nel mentre a giocare a San Siro. Però ha fatto tante domande, Franco, riguardo a questo. Vabbè, punti interrogativi sono tanti, già sorgono spontanei. Allora, l'ultima che tu dici, allora, è legata al fatto, perché bisogna pensare anche al momento storico di queste dannate due squadre che hanno passato un momento veramente difficile con il cambio di proprietà. Ricordiamoci il progetto di Berlusconi, del Milan di Berlusconi, era affrancato, facciamo subito lo stadio per cercare quindi di trovare anche dei giusti acquirenti. D'altra parte l'Inter doveva andare da un'altra parte o eventualmente rimettere a posto San Siro, e quindi questa era l'idea che è andata avanti per un po' di anni. Poi, dopo dismessa quell'idea lì, il Milan è rientrato sul discorso di San Siro. Adesso si sono avvicinati su San Siro tutte e due le squadre per far capire anche che vogliono fare una cosa insieme, però il comune, io ho parlato anche con l'assessore Guaineri dello sport di Milano, e dice il sindaco vuole che si rimetta a posto la questione di San Siro, perché Milano è già lustrata a lucido in tutte le sue componenti, manca solo il calcio. Allora, questa situazione evidentemente, allora, se parti subito rimettendo un po' a posto San Siro, ma per ciò che riguarda delle strutture che vanno ad affrancate o la dismissione del terzo anello facendo altro, no? Per dire, rimetti a posto lo stadio. Ed era questa un po' l'idea. Evidentemente ci si rende conto che lo stadio è troppo grosso, non è funzionale, puoi mettere, diciamo, altre nuove strutture, e quindi a questo punto qua probabilmente decadrà, verrà costruito a fianco della zona dei parcheggi, e questo, lo stadio attuale di San Siro, proseguirà nei prossimi campionati, quindi non ci sarà l'interruzione per le due squadre. Nel frattempo costruiscono a fianco, non nello stesso luogo. E questo è il problema. E perché? Perché a quel punto probabilmente sia l'Inter che il Milan hanno più capacità anche nei confronti del comune stesso, no? Di poter praticare. Voi ci date, vabbè, il terreno, però lo costruiamo noi. E allora c'è un discorso anche, penso, di natura economica, no? Di rientro, no? Perché il discorso è anche quello, no? Di essere fruibile da un punto di vista per tutti, ma anche per deve vivere tutta la settimana, moderni, sì, moderno, a 365 giorni l'anno, insomma, no? Sì. Abbiamo visto. Poi, anche per quanto riguarda anche altri stadi italiani come lo Juventus Stadium, la Dacia Arena, anche stadi più piccoli come ad esempio quello di Frosinone, insomma, che sono partiti da zero, anche sono, lo stesso stadio di Bergamo, sono tra l'altro partiti, sì, comunque sì, che l'hanno anche rimesso, sono state apportate migliorie, insomma. Esatto. Tra l'altro lo stadio eventualmente di Inter e Milan ancora non esiste, è sostanzialmente un progetto, stiamo parlando ancora di ipotesi, però già nascono le prime polemiche via social, perché molti tifosi dell'Inter e del Milan giudicano il nuovo stadio, soprattutto nella sua capienza eventuale, non più stile Juventus. 60.000. È troppo poco, dicono. Il Milan ogni domenica quando gioca in casa a San Siro ne porta 55.000, 60.000, figuriamoci poi in partite di Champions, eventualmente il Milan dovesse tornare in Champions, identico discorso anche per l'Inter. Già iniziano le prime frizioni via social. Vero, è una questione però questa da tenere bene a mente e sotto controllo, perché poi il parere dei tifosi nel calcio conta, dai, possiamo dirlo, è sì, importante. Però è strano, cioè il caso di Inter e Milan è abbastanza, per due società così importanti, no? Non me ne vogliono i tifosi della Sampdoria e del Genoa, che condividono entrambe lo stesso impianto, però è una cosa prettamente italiana, perché se noi apriamo il nostro sguardo e lo rivolgiamo in Europa, andiamo a vedere che in quasi tutti i campionati principali europei, Germania, Olanda, Inghilterra, Francia e la stessa Svizzera, ognuno ha il proprio stadio. Allora io non capisco perché questa cosa non sia stata chiaramente non pensata adesso, pensata prima. E anche il discorso economico è vero, è giusto, però anche fino a un certo punto, perché comunque sia la realtà di oggi ci dice che lo stadio di proprietà in tutti i paesi in cui c'è dà degli introiti, dà dei guadagni alle società che lo gestiscono, e quindi viene anche meno discorso economico, cioè una banca si può anche impegnare a prestarti dei soldi su un progetto del genere con questi due tipi di squadre che hanno questa affluenza importante di pubblico ogni domenica, nonostante non è che stiano facendo un campionato tra virgolette esaltante, però sia Inter che Milan ogni domenica ci sono dai 50 ai 60 mila spettatori, e quindi io vorrei tanto che sia Inter che Milan abbiano i loro due stadi di proprietà, cioè anche perché è anche un discorso di appartenenza, di essere, di andare nel proprio stadio,
di vedere lo stadio addobbato con i propri colori. Come ce l'hanno Juventus? Come ce l'hanno anche lo stesso, ma anche in Inghilterra, vabbè, in Londra, sì. Nella mia città di Londra mi sembra che ci siano 7 squadre. Ogni squadra ha il suo stadio, ma com'è giusto che sia, secondo me. Poi sarà la palla, passerà l'Inter a Milan. Allora, fra pochissimo andremo anche sulle questioni di campo, al di là poi di quelle che sono un po' le idee relative agli stadi per quanto riguarda lo stadio, per quanto riguarda l'Inter e il Milan. Invece, altra notizia del giorno è che Mauro Icardi è tornato a pieno regime, Carmine, vero? Assolutamente, come testimoniato anche dalle immagini che tra pochissimo vi faremo vedere grazie allo sito del Touch, e soprattutto ringraziamo per questo i colleghi di Inter TV. Eccolo, manco a farlo apposta, Mauro Icardi, primo ad essere inquadrato durante le fasi d'allenamento di quest'oggi, che ritraggono anche Handanovic, D'Ambrosio, insomma tutti coloro che non sono partiti per le rispettive nazionali o che comunque già hanno fatto ritorno in quel di Appiano Gentile. Fasi di allenamento che hanno visto protagonista anche Mauro Icardi, che tra pochissimo verrà nuovamente inquadrato. Sicuramente è un rientro importante, perché sostanzialmente Luciano Spalletti avrà dalla sua un'arma in più per questo finale di stagione molto molto complicato, dove bisogna innanzitutto conquistare un posto in Champions, dove ci sarà bisogno anche e soprattutto di gestire la figura Mauro Icardi all'interno del gruppo. Lo sappiamo quanto accaduto nel corso delle ultime settimane, con i presunti problemi con il gruppo di croati che fa parte appunto dell'Inter, eccetera eccetera eccetera. Direi proprio dagli ospiti inutile anche tornarci su queste vicende. L'importante è questa scena qua, quella che vede Mauro Icardi nuovamente in gruppo. Fulvio, pace fatta? Beh, mi sembra che sia discretamente marcato a uomo, perché appunto la dirigenza si è presentata sia questa nella giornata di oggi, ma anche la settimana scorsa, quando è rientrato, diciamo, solo per degli allenamenti. Ma ti faccio una provocazione: era lì la dirigenza per proteggerlo o per stuzzicarlo, diciamo, mettiamolo così? Proteggerlo, non c'è niente da... No, e secondo me far vedere che c'è la presenza della società, perché tutto riparte, secondo me, da una logica di senno, diciamo, perché lui è stato completamente avulso, concettualmente proprio fuori dalla logica. Infatti lo dice anche Simone, no? Mai visto una cosa del genere. Quindi adesso tutto sommato è un appoggio che gli dà la società per cercare di rientrare in un canone, diciamo, di rapporto tra lui e la società stessa, lui e la squadra, lui e l'allenatore, e quindi per superare le incomprensioni, se ci sono state, se non sono state anche qualcosa di più di un'incomprensione. Ma al di là di quello, per me il progetto Icardi è già finito, e io non so neanche se verrà utilizzato. Sono abbastanza drastico da questo punto di vista, perché l'Inter ha fatto capire che può farne anche a meno nel breve, e lui stesso anche deve, se vuole entrare, deve porsi con le logiche seguendo le logiche del gruppo, assolutamente, perché basta un niente che questa situazione si incrini ulteriormente, quindi, e non è semplice. Quindi se dopo la fine, davanti a certi risultati, anche magari la partita stessa con la Lazio, tu non hai fatto bene o che cosa, ti sei posto male, e se ricominciamo da capo, io secondo me lui con la Lazio non gioca. È una partita troppo delicata, è una partita anche spartiacque, perché se l'Inter vince probabilmente dà un ulteriore stacco alla quinta, e quindi questa è una partita molto delicata che non deve essere, diciamo, posizionata concettualmente sulla logica di Icardi. Abbiamo già un centravanti che sta facendo bene, soprattutto la squadra si sta muovendo molto ma molto meglio da questo punto di vista. Serve per lui, serve per rientrare. Tra l'altro, sarà forse la sfortuna, i casi del destino, è una stagione complicata per l'Inter, non sul rettangolo verde, perché comunque si stanno mantenendo bene o male quelle che erano le aspettative della vigilia, ma soprattutto dietro le scrivanie, perché prima il caso Icardi, che ha coinvolto l'Inter negli ultimi 40 giorni, credo adesso giorno più, giorno meno, è complicato anche dal punto di vista di Skriniar, che con l'Inter, che però non c'ha nulla a che fare, però sicuramente è notizia di qualche ora fa la rottura da parte del difensore ex Samp con i suoi agenti, i propri agenti, intoppo di conseguenza anche sul rinnovo che sembrava già fatto, perché la firma di Milan Skriniar, lo ricordiamo, sul rinnovo già messo nero su bianco con l'Inter fino al 2023, non è ancora arrivata, e il motivo è stato svelato qualche ora fa. Il centrale nerazzurro infatti avrebbe rotto con i suoi agenti, e questo andrebbe dunque a rappresentare un intoppo che rischia di allungare ulteriormente i tempi con le squadre di Premier, che sperano ancora di potersi inserire e magari andare all'interno di quello spiraglio per portarlo via da Milano.
sicuramente anche questo non aiuta, ma credo sia argomento di discussione al rientro dalla fascia pubblicitaria, Gabriele. Sì, assolutamente, anche perché a proposito di singoli, oltre a Skriniar, parleremo anche di Rajan Nainggolan, della nuova vita, diciamo, un po' più in riga di Rajan Nainggolan dopo qualche colpo di testa che ha fatto in precedenza proprio il ninja. Ci fermiamo intanto due minuti, però prima parlavamo anche di Skriniar, Carmine, in riferimento insomma a quello che potrebbe essere il presente e il futuro di uno dei pezzi da 90. Fulvio, c'è poco da dire insomma in relazione al difensore dell'Inter. Stavamo parlando appunto durante la pausa con Franco che Skriniar è un giocatore che veramente si è posto alla ribalta molto molto bene, ma proprio anche come appartenenza, al di là della bravura, a me piace tantissimo come tipo di marcatore, prima ancora di un giocatore di posizione come potrebbe essere De Vrij, e soprattutto è un giocatore che ha un po' tutto, nel senso che oltre alla marcatura sa anche abbastanza impostare, è un giocatore con un grandissimo tempismo. È chiaro che l'hanno capito, all'estero l'hanno capito che è un giocatore indubbiamente importante, e la valutazione che viene fuori è una valutazione molto ma molto importante, ed è logico che in questo momento storico l'Inter è davanti a un bivio. Allora, se ha le potenzialità di Suning e che vengono messe in campo con anche l'allentamento della mossa del fair play finanziario, allora a questo punto qua forse si può cercare di mantenerlo e di tenerlo insomma indubbiamente dentro l'organico e di lasciar perdere le sirene di questi 80 milioni, se non anche qualcosa di più. Se invece l'Inter non ha i cordoni della borsa aperti, indubbiamente questa cosa qua è molto importante, anche perché poi rendiamoci conto che il calcio italiano purtroppo vive una situazione molto particolare e incastrato, quindi per riuscire ad avere delle risorse vendendola all'estero hai una plusvalenza anche di tutto il sistema nei confronti dell'estero, altrimenti le risorse dove le vai a prendere? Se un West Bromwich prende 108 milioni all'anno, tu hai un giocatore che vende 80 milioni, insomma vuol dire cominciare a fare un passo in avanti anche per andare a comprare altri prospetti. Dispiace indubbiamente, però d'altronde solo così si riesce, diciamo, a far lievitare un po' l'aumento, diciamo, delle risorse su cui poter andare, con quelle quali poter andare, diciamo, a praticare nuovi acquisti. Daniele Faggiano, secondo me, una mezza notizia ce l'ha data. Cioè, non devo dirlo io se sono pronto per una grande squadra. Sono d'accordo con te. Non mi faccio film, quando uno dice non mi faccio film, non mi illudo. No? Sì, sono d'accordo con te, anche perché l'ho sentito recentemente un ragazzo che ho a Parma e mi ha confermato, e con questo mi assumo la responsabilità, che è certamente un direttore pronto per poter fare questo salto. È un altro che viene dalla gavetta, mi ricordo insomma 15 anni fa, che lavorava moltissimo e bene in Puglia, che è la sua terra d'origine. Ricordiamo, bravo, ricorda Alessandro come è cresciuto Faggiano, perché io lo ricordo come vice tra virgolette, no? I Perinetti, perché sto parlando addirittura di 10 anni prima, esatto, tempi Bitonto, pazzesco. Monopoli, Fasano, lui veramente era colui che aveva un po' in mano il mercato della Puglia. Poi si è avuto questa esperienza con Perinetti, Siena, Conte, no? Sì, esatto, bravissimo, con Conte. Poi sempre stato capace, e su questo mentre Luca presentava il servizio, di creare questo rapporto molto forte con l'allenatore. E mi ricordo a Firenze ero presente allo spareggio con l'Alessandria, questa vittoria, proprio la promozione nei tempi supplementari, l'anno scorso con il Parma la stessa cosa, come ricordava D'Aversa. Io mi ricordo anche il Trapani, anche sì, con esatto, Cosmi, la Serie A sfiorata, l'esperienza a Palermo, dove lui è stato bravo comunque a portarsi a casa quelle che possono essere alcune situazioni. Quindi veramente, nonostante la giovanissima età, ha un vissuto, e come diceva lui, non deve essere Faggiano a tirare la volata, è sicuramente pronto, e come dicevi tu, oltre che mezza notizia, mi sembra una notizia intera, nel senso che a Roma ci sono insomma tre idee. La prima è questo asse anche qua leccese, con Petrachi e Conte, e c'è poi l'ipotesi Sarri, che addirittura ha già accennato qualcosa anche però qua, il mercato del Chelsea bloccato, esatto, c'è il discorso anche di Wayne, però insomma, visto che qua è la casa del calciomercato, cerco di darvi almeno quelle che sono le mie informazioni. Giustissimo. Però tanti rivali, caro Enrico Gian Greco e Alessandro Ranieri, li stiamo vedendo, no? Il nostro mosaico, il nostro puzzle dei direttori sportivi. Ausilio, che dovrebbe rinnovare con l'Inter, ma al momento sì, anche secondo me tutto in stand by, c'è Mirabelli libero, Faggiano appunto, Petrachi, Sabatini. Sì, domenica ero a Interello, insomma, mi sembra abbastanza concreta l'ipotesi che Ausilio possa rinnovare, anche perché da sempre
è un uomo legato, insomma, con la maglia nera-azzurra. Anche se si era parlato di Ausilio anche in ottica Roma, no? Sì, assolutamente. No, però insomma, ti stavo dicendo quelle sono le informazioni almeno di questa settimana. Sabatini, come ricordavate tu e Gianluigi, è stato veramente il fautore di alcune annate splendide dal punto di vista economico patrimoniale per la Roma. C'è quest'asse pugliese, perché se non sbaglio Fagiano è nato a Copertino, Petrachi e Di Lecce, e poi secondo me Mirabelli, che è un outsider, nel senso che dopo il lavoro fatto a Milano, un po' anche lui contestato, potrebbe poi rientrare dalla porta principale. Poi molti avevano anche associato Conte Fagiano, proprio per il grande lavoro e quella promozione realizzata a Siena, per il rapporto splendido tra i due. Quindi a un certo punto, quando il nome di Conte era uscito anche in ottica Inter, eccola lì la rivoluzione, no? Conte più Fagiano più Marotta, che è già arrivato all'Inter. Quindi c'è il binomio Conte-Fagiano, qualcuno dice potrebbe addirittura ricongiungersi in qualche modo, è l'ipotesi. Era l'Inter, difficile la Juventus perché c'è Paratici, è ovvio, no? Da quel punto di vista non si tocca. Nel caso dell'Inter c'è Marotta che ha un ruolo specifico, c'è Ausilio che poteva partire, a quel punto Conte più Fagiano. Adesso vediamo. Anche se io non sarei sicuro al 100% della conferma di Ausilio, perché Ausilio chiaramente dipenderà dall'amministratore delegato dell'area tecnica, che è Marotta, e chiunque vuole mettersi sotto qualcuno che, voglio dire, sceglie in qualche maniera. Ausilio c'era già quando è arrivato Marotta, quindi io non mi stupirei che Ausilio andasse altrove. Non dico delle robe straordinarie quando affermo poi che molti tifosi dell'Inter, una buona parte dei tifosi dell'Inter, non hanno grande simpatia nei confronti di Ausilio, e sbagliano secondo me, perché lo vedono un po', come si può dire, l'artefice di quegli anni nei quali l'Inter però ha dovuto fare di necessità virtù, perché aveva una situazione economico-finanziaria assolutamente complicata, che poi ha avuto uno sbocco nel settlement agreement. Quindi ti dico, non mi stupirei anche di una ipotesi come quella che tu hai evidenziato, dove ci sarebbero due belle personalità come Fagiano e Conte. Antonio Conte, sappiamo, credo che... Ha un bel carattere, no? Sì, ma poi voglio dire, credo che per Antonio Conte andare all'Inter sarebbe forse molto interessante, perché potrebbe anche togliersi qualche sassolino dalle scarpe. Vedremo, insomma, staremo a vedere. Do un'altra notizia, via l'ultima ora. Prima ve la do e poi ci seguirà la grafica, perché sabato ad Udine, in occasione di Udinese-Genoa, ore 15, arriverà per parlare con la dirigenza friulana il procuratore di De Paul, che in questo momento è impegnato con la nazionale argentina. Il procuratore di De Paul arriverà ad Udine. L'Udinese ha già in mano un'offerta abbastanza importante e concreta dall'Inter, e dell'Inter, come già aveva raccontato Alfredo Pedulà a gennaio. E fin qui nulla di nuovo, perché ovviamente l'Inter ha fatto passi in avanti molto 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 importanti, raccontati con estrema razio e con grandissime anticipazioni da Alfredo Pedulà. Ma cosa succede? Che ad Udine, come sempre, si presenta qualcuno che arriva dalle parti di Ambravitiello, ovvero da Napoli. Ah, bene. I rapporti tra l'Udinese e il Napoli non sono buoni, sono ottimi, eccellenti. Iller, Armero, Allan, Meret, Karnezis. Il Napoli vorrebbe fare un sondaggio per capire se l'Inter ha chiuso, se l'Inter è avanti, quanto è avanti. Però anche il Napoli si è iscritto, Alfredo, a questo registro degli interessati a De Paul. Hai ragione, ma hai fatto l'Inter bene a dirlo. Hai ragione. Finito. Sì. Poi dipenderà anche dalla volontà del ragazzo. Certo. Commenta. Il ragazzo dovranno dire: guarda che l'Inter, questa proposta che ti ha fatto, lui per me ha l'accordo con l'Inter. E poi è chiaro che si possa giocare al rialzo. Al Napoli piace da 1 a 10-11, se poi riuscissero a convincere i ragazzi, a convincere l'Udinese, allora le cose potrebbero cambiare. Però l'Inter ha fatto dei passi, dal punto che poi ci dipende dall'allenatore, da tante cose, da tante situazioni. Hai fatto benissimo a dirlo, perché il Napoli stravede, quando ci ha provato il Milan, a me risulta che abbia trovato le porte chiuse. Poi può darsi che anche le porte si riaprono. Alfredo sul puzzle dei direttori sportivi, e con Capuano dovremmo fare anche un piccolo bilancio, perché Ausilio resta all'Inter, Mirabelli in questo momento in attesa di chiamata, Fagiano Parma, opzione Roma staremo a vedere, Petrachi c'è la Roma forte, Sabatini rischia di restare per un anno fermo qualora dovesse andare via dalla Samp, perché alternative in questo momento non ne vedo plausibili. Poi aggiungiamo due cose su Chiesa e Barella, ma il...
Tu hai visto che Cairo per quattro volte ha detto che Petrarca ha un contratto fino al 2020 della serie? Io intanto non glielo rinnovo, malgrado il grande lavoro, poi magari glielo rinnova domani o dopodomani. Chi vuole Petrarca deve passare da me. Dipenderà molto anche dal, visto che Romei sulla cessione della Samp non ha smentito clamorosamente, dipenderà anche molto dal giro che coinvolge Osti. Io credo che Sabatini sia stimato da tutti, ma che non ci sia una cosa concreta adesso. Molto passerà dalle decisioni di Saputo se rinnovare o meno il contratto a Bigon, e molto passerà attraverso la promessa, tra virgolette, che Ausilio confida possa concretizzarsi in un prolungamento fino al 2022, almeno fino al 2021. Se Ausilio dovesse rinnovare, il giro delle grandi sarebbe completato, a parte la Roma che balla tra una promozione interna che farebbe molto comodo sia a Totti che a Baldini. Totti avanzerebbe di grado, Baldini manterrebbe il suo controllo di rapporti con Pallotta. Io penso che Ausilio sarà il passaggio fondamentale, il suo rinnovo oggi più sì che no, per capire tutti gli altri tasselli. Ambra, domanda per, e poi faccio pubblicità. Per Capuano. Vai. Giovanni, la volontà di Raiola di inserirsi nel discorso Skriniar, volendo diventare il suo agente, può allontanare lo slovacco dall'Inter? Ma credo non nell'immediato, se si intende la prossima estate. Poi è chiaro che se Skriniar continua ad avere quelle valutazioni lì, diventa difficile per tutti, e a maggior ragione per l'Inter, immaginare di poterlo tenere legato. Solitamente con Mino Raiola o un giocatore rifiuta, ed è stato il caso di Hamsik che parlò chiaro e si legò al Napoli, oppure Raiola è un procuratore che lavora per spostare i giocatori, non per tenerli sempre nella stessa squadra. E quindi basta guardare la storia per capire come potrebbe finire questa vicenda. Questo è il fatto del giorno, in 10 secondi non di più. Giovanni Capuano, come finirà la vicenda Stadio Milano? Dirà che faranno uno stadio nuovo e tireranno giù San Siro. No. Perché purtroppo, io lo capisco, per chi ci è andato le prime volte allo stadio, ci ha lavorato, ci ha vissuto delle emozioni, qualunque fosse la sua squadra, è qualcosa di difficile da capire. Però gli stadi oggi hanno bisogno, quelli di terza, neanche di seconda generazione, quelli di terza generazione hanno bisogno di caratteristiche, per cui anche la ristrutturazione di un monumento come è San Siro, che è fantastico, diventa antieconomica e probabilmente non raggiunge l'obiettivo. Lo buttiamo giù. Beh, non devo decidere io, se decidessi si potrebbe fare la stessa cosa. Teniamo lassù, però. Se vuoi, buttiamo giù tutta Italia, facciamo prima. Milano vicino le mamma, sul serio! No, metti una. Cioè, sì, vai. Con le difficoltà politiche del Movimento 5 Stelle, a Roma lo stadio della Roma aspetta, è in grandissima salita. Da poco, dai, per favore, scusa. Si diverti. No, vai, scusa. Era una mia. No, sul serio, ma. È vera questa cosa, cioè. Nel momento in cui tu hai lo stadio della Roma nella fase più difficile di tutte le fasi difficili che ci ha avuto, lo stadio della Lazio che è un po' prima del carissimo amico, con tutto lo spazio che c'è là, con tutti i modi possibili che c'hai per infilarti là bene, considerato che il Flaminio ormai è un museo, ma perché non si può fare la stessa cosa a Roma? Facendo uno stadio vero, bello, dove si vede qualcosa, dove la gente può essere spinta ad andare e non fare 30.000 presenze di media fra Lazio e Roma ogni domenica? Cioè, perché non dobbiamo per una volta copiare una cosa buona che sta facendo Milano? Milano sta facendo, in questo caso, si sta portando avanti.